Per questo studio abbiamo lavorato con un team internazionale di ricercatori per compilare e analizzare una banca dati della presenza di vertebrati forestali nelle montagne dell'arco orientale della Tanzania. Quest'area era già nota per l'importanza biologica, ma i dati erano frammentati e il nostro studio aggiunge 41 nuove specie alla banca dati preesistente, di cui 27 nuove per la scienza. In generale, lo studio conferma l'importanza globale di quest'area per la densità di specie endemiche, cioè di specie a distribuzione ristretta, e ci permette di supportare la conservazione di quest'area, in particolare di proporre al governo della Tanzania la candidatura all'UNESCO nel sito di patrimonio dell'umanità. Delle 27 specie nuove documentate dal nostro studio, 23 sono anfibi e rettili. C'è una ragione per cui hanno così grande proporzione di vertebrati appartengono a queste due classi. Innanzitutto le montagne che abbiamo studiato sono estremamente antiche e gli anfibi e i rettili sono due classi di vertebrati molto antiche. Questo ha enfatizzato la presenza di specie endemiche, per cui di specie che vivono solo in alcune montagne o addirittura in alcune valli di alcune montagne. Il notevolissimo accumulo di specie endemiche nell'Eastern Arc di Kenya e Tanzania rende queste montagne probabilmente il luogo più importante in Africa per la conservazione di queste due classi di animali.